Sono qui anche quest'anno, in questo anno difficile, nella consueta visita ufficiale nel nostro cimitero grande di Poggioreale. E sono molto contento che l'abbiamo tenuto aperto, nel rispetto di tutte le regole, le precauzioni, con un grande senso di responsabilità dei napoletani, perché questo è un anno difficile. Ci sono nostri concittadini, e non solo nostri concittadini, che non hanno potuto nemmeno piangere quest'anno i loro cari, con un funerale, con una messa, con una carezza. Quindi abbiamo fatto bene e devo ringraziare tantissimo, davvero di cuore, tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno consentito tutto questo nei cimiteri della nostra città, che sono stati sistemati, puliti, messi in sicurezza in un momento così difficile, dove anche i lavoratori e le loro famiglie sono colpiti da isolamenti fiduciari, quarantene, contagi. Hanno fatto davvero un lavoro enorme e di questo sono a loro molto grato, perché hanno consentito di svolgere questi giorni in sicurezza, quindi giorni di spiritualità, di sentimento, di sicurezza. Come potete vedere, anche i servizi della mobilità hanno funzionato. Qua abbiamo ANM, quindi insomma un senso di comunità composto, responsabile e disciplinato, il che vuol dire che anche in questi tempi così difficili si può provare a far coniugare il diritto alla salute, il dovere di preservare le regole, ma anche a continuare per quanto è possibile una vita difficile, ma con rinnovata voglia di esserci ai tempi della pandemia. Ringrazio in particolare le lavoratrici e i lavoratori del Comune di Napoli, delle partecipate, Cooperativa 25 Giugno, Napoli Servizi, ASIA, ANM, la Protezione Civile, la Polizia Municipale, i lavoratori socialmente utili. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando anche in questi momenti difficili, senza mai interrompere nessun servizio. E anzi, i cimiteri quest'anno sono stati consegnati alla città davvero in buone condizioni. Vi sono davvero grato. Una giornata difficile per tutti, perché ci troviamo tutti quanti come in una barca che sta solcando un mare che è in tempesta a causa di questa pandemia. E quindi trovare quei modi, quelle possibilità per cercare individualmente certamente, ma soprattutto nel mettere insieme le forze per superare questo mare in tempesta. Siamo, come diceva Papa Francesco, la stessa barca. E allora mettere in campo tutte quelle potenzialità che i singoli, le comunità, le città, le nazioni hanno per poter insieme aver ragione di questo male che ormai è diventato pandemico, ormai prende tutti, senza distinzione di persone e di luoghi. Il vero pericolo, la vera epidemia sarebbe quella di calare le mani e non reagire, e invece di fronte al male, come qualsiasi altro male, dobbiamo alzarci in piedi, direi, tenerci mano per mano per poter superare queste difficoltà.